La stella che abbiamo appena scoperto nel cuore della costellazione del Leone è di grande importanza ai fini cosmologici perché contraddice in qualche modo la teoria della prima formazione stellare dopo il Big Bang. Questa stella, di una massa molto simile a quella del Sole, è quasi interamente composta da idrogeno e elio senza altri elementi chimici. Quindi questa stella, per certi versi, non avrebbe mai dovuto formarsi. Infatti, le prime stelle si pensava fossero solamente delle dimensioni di qualche milione di massa solare. Quindi aver scoperto una stella così piccola, fra l'altro estremamente vecchia, molto probabilmente 13 miliardi d'anni, ci permette di studiare i primi momenti di formazione stellare di oggetti di questo tipo. Fra l'altro questo ci dà anche un'interessante visione di quello che è l'alone galattico, che è attualmente molto poco esplorato, estremamente profondo e dove molto probabilmente oggetti di questo tipo se ne potranno trovare in grande abbondanza in futuro.